And then we've got these minor fronts going up across the northern part of the country. We've got a fairly good westerly grade in north of here, which will give us a fairly good visibility on the east coast, but a fair amount of cloud as well. A varying amount, about 7-10% in the base of the cyclone, as we've had over the last few days, drifted a little bit east-southeast. Buongiorno a tutti, gente di New York. Sono le 9:26 e per voi abbiamo tanto da dire e tanto da farvi sentire. Iniziamo con la parte interessante. Bronx, un litigio tra due gang finite in una sparatoria alla Rambo. La cosa ha portato 5 morti, 2 feriti e 7 arresti, più quei 2 finiti all'ospedale. 9. Il sindaco di New York ha annunciato che se le accadrà una cosa del genere prenderà seri provvedimenti. Militari, dopo domani 2 agosto, partiranno per andare in guerra. Speriamo che duri il meno possibile e che possa portare più gioie di quanti ce ne sia adesso. Bene, la parte interessante è finita. Adesso passiamo alla parte ultra interessante, l'Italia. Tutti qui mangiano spaghetti che si credono di santi. La penisola della pizza, della storia e della cultura si racchiude in amore e per voi, cari ascoltatori, abbiamo la canzone d'amore più incisiva degli anni 50, Come prima, di Tony Dallara. Vi lasciamo e ci risentiamo dopo la canzone. Qui il vostro Janky Test, sempre stessa ora e stessa passione, al vostro servizio per vizio. Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora. Ehi, John! Ehi! Dove sei stato? Ero andato a vedere un tizio, niente di che. Va bene, io mi faccio i cazzi miei. Ma parlando di cose serie, come va? Beh, alti e bassi, Andy, alti e bassi. Più che altro è difficile avere degli alti al giorno d'oggi. Sfortunatamente, hai ragione. E invece a te come va? A me va bene, se non fosse per il nostro regista. In che senso? Beh, è successo che stava alla guida, era notte, non si era accorto del segnale stradale
e un furgoncino gli è andato contro. E poi diceva di avere un cugino pilota di serie B. Roba da non crederci. In pratica è una testa di cazzo. Eh sì, una testa di cazzo. Però ti assicuro che nel registrare, nel scrivere, è fenomenale. Ma dove eri finito? Ciao ragazzi. Che si dice? Niente! Assolutamente niente, Vincent. Soltanto che... come si dice in parole povere che non ricordo? Ah, sì! Che sei in ritardo, grandissimo pezzo di merda! Allora, Andrew, calmati, non iniziare a fare il sandarellino, perché dopo mi vai sulle palle in una maniera incredibile. Mi hai tolto le parole di bocca. Comunque, che stavate dicendo? Niente, stiamo parlando di fatti nostri, non è che... Immaginavo qualcosa di più interessante. Però a volte l'immaginazione può portare a vedere delle rogne. Allora sono una rogna mortale? Signori, posso fare una domanda? Sei all'asilo? Che chiedi il permesso? Dillo e basta! Vincent, non iniziare a fare l'arrogante, altrimenti mi vai sui coglioni anche te. John, ti apro la bocca e ci sputo adesso se non ti stai zitto un minuto. Ah sì? Devo ricordarti di comanda? Non me ne farò un cazzo! Ehi! Voi due! Mamma mia, dovete sempre litigare ogni volta che organizziamo una rapina! Avete una mentalità diversa, sempre, ogni volta, ma almeno arriviamo mai a un punto d'incontro, ingrati figli di puttana! Ora! Questa rapina, o quello che è, si fa! Oppure no! Eh? Sì, ok, questo piano lo facciamo, quindi datemi 2 minuti di calma e inizio a spiegare. Quindi, questa casa si trova in un quartiere pieno di vecchi, quindi massimo se parte un colpo, oppure una persona urla spaventata, o non sentono, oppure quelli cadono per prendere il telefono e si rompono l'osso del collo. Quindi però, sempre che dobbiamo fare veloce, entriamo, prendiamo i soldi, li carichiamo in macchina e poi ce ne andiamo. Semplice, diretto. Dobbiamo fare i rapinatori, buoni o cattivi? Quello che viene, viene, ma per te c'è più la parte per la bambina. Sei simpatico, testa di minchia. Come faremo a intimorire questa signora? Ma che parlo, turco, arabo, polacco, fammelo capire. Ti ho detto che è in un quartiere di vecchi, quindi se succede qualcosa o non sentono oppure si spaventano. Spero che tu abbia ragione. Ma io ho sempre ragione. Cazzate. Allora senti, non farmi incazzare perché altrimenti inizio a urlare anch'io e dopo non finiamo più. Vado via. Dove te ne vai? So già allora è tutto, non mi va di sentire uno che urla come un bambino inviziato. Quindi, John, Andrew, a stasera. Quindi a stasera? Sì, a stasera. Va bene. Ah, poi a proposito, vedendo che Vincent se n'è andato, ricordagli che i soldi stasera li contiamo al piano di sopra perché forse è meglio contarli di sopra. Ma certamente. Ehi, Vincent. Ehi. Ma giusto per curiosità, ma quante sigarette ti fumi al giorno? Cazzi miei, se mi permetti. Senti, John, Andrew non vede niente con questa maschera del cazzo. Cosa facciamo? Gli diamo la bandana? O che cazzo facciamo? Oh, vuoi la bandana? Oh, cu. Non me ne frega un cazzo, potevi pensarci prima, onestamente. Ci siamo preparati da una settimana. Potevi pensarci prima. Comunque, siete pronti? Sì. Sì, non è una risposta. Siete pronti, fine. Bene, ragazzi. E questo
mettete le maschere. Tu la maschera già ce l'hai perché sei un po' speciale. E niente. Che devo fare? Devi suonare il campanello. Io devo suonare? Sì. Non devi suonare tu? No, devi suonare tu. Perché devo suonare io? Perché stai vicino alla porta. Quindi suono io? Sì. Ok. Fate qui, andate sopra! Su! Ah. Ma quindi, come va signora? Tutto bene? Oh, mi dispiace. Sono qui per intrattenerla un pochetto, perché in poche parole i miei compagni, amici un po' speciali, la stanno rapinando. La faremo diventare povera, no. Vabbè, spero che non le dispiace. Quindi, che bella casa, peccato che sia un caldo, e se permette vorrei rilasciarmi. Oh, Dio mio, un caldo. Cos'è questo? Cucibello. Ok. Che cazzo è questa roba? Vedete quattro. Non ci capisco un cazzo, signora. Cos'è? Una rivista porno strana. Birbona. Non si fanno queste cose. Prima avevo sentito dei rumori. Era là. Che cazzo fa? Si rimette seduta! E tira un proiettile dritto proprio lì in mezzo agli occhi. E faccio volare via la fronte. Si attenta a quello che fa. Avevo sentito la radio prima, che è la radio accesa dalla stanza. Dimmi. Abbiamo finito, ti aspettiamo fuori. Va bene. Bene, signora. In questo momento lei è povera. Aspetta di fuori. Buona serata. Ma è già diventata notte, ma che cazzo! Ma quella signora quanto tempo... Cioè, ci abbiamo piegato un botto. La porta non è chiusa. Chiudila. Oh. Allora, Gian, com'era la signora? Era un po' tarda. Un po' tanto. Va bene. Che cazzo facciamo ancora qui? Dispediamoci. Va bene, io ho preso i soldi e domani li contiamo e ne sono tanti. Bene. Va bene, andate. Ciao, ciao amori miei, ciao. Ciao. Toglietevi le maschere. Avete finito di contare i soldi? Ci manca poco. Ok. Dai, Vincent, metti un po' di musica. Ok. Oh, bella questa! Sa molto di deserto. Figo! Che gran figata! Ci avevi proprio ragione. Non è proprio male. Porca vacca, Laika! Ci mancava la lamentela. Non è una lamentela, idiota! È una foto di Betty Boop! Chi? Betty Boop è quella gran fighetta della Disney. Come? Fighetta? Non era, come dire, lurida. Perché la lurida? Allora, parliamoci chiaro. Facciamo un risultato, ok? Va bene, ci sta che qualche volta sono il più tonto del gruppo. Però Betty Boop, già a vederla a prima vista, sembra il classico personaggio femminile che va a letto col primo che gli capita. Dico bene, ragazzi? È un personaggio della Disney. Come accidenti fa andare a letto con tutti? Se è un cartone, ma che diavolo deve sentire un essere umano?
Ah, ho capito chi vende Cooper, quel personaggio della Disney. Che gran puttana. Questo segreto non mi piace, non ho ancora scelto un amico, ma non mi piace. Alla fine se ci sei arrivato a ricordarti. Allora non ero l'unico a pensare che Betty Boop era una puttana. Lo sai che stai sottovalutando una del Bronx? In che senso? Nel senso che Betty Boop è stata ispirata da questa attrice Ellen Kane, che era del Bronx. Ah! Io non lo sapevo. Adesso lo so, e capita di essere ignorante. E comunque capita che dovete continuare a contare i soldi? Sì, scusa capo. Allora, quanti soldi avete contato fino ad ora? Io ne ho... 1.991. Io invece ce ne ho 1.530. A posto, andatevi. Va bene. Vincent, tu hai affari oggi? Sì, ho degli affari con il signore. Va bene, ci risentiremo. Ci risentiremo. A presto. A presto. Bene, tu come stai? Tutto a posto, dai, siamo messi avanti. Senti, i soldi degli incontri. Guardavo il tuo posto, bene, ci sta. Grazie, i soldi? I soldi. Bene, sono io. Ti ricordi il brutto croc, tuo avversario, no? Sì. Diciamo che era bravo, no? Pure lui. Sì. E a quanto ammontavano i soldi? 1.200 dollari. Alla fine non sono tanti, no? Però ne sono di più. Anche lui, come ti ho detto poco fa, era bravo, no? Sì. Mi spiace, ma gli hai vinti lui. Sono passati 2 mesi e quando è che tu me lo dicevi? Ho aspettato per farti riflettere un pochetto su questa faccenda. Mi spiace, non pensavo di arrabbiarsi. Tu non volevi dirmelo perché tu volevi avere più soldi, brutto stronzo? Come, scusami? Ehi, portami rispetto, io sono il tuo allenatore, devi permettere, chiaro? Lo eri il mio allenatore. Te saluto, stronzo. Ah, scusa, dov'è brutto croc? Ma che te serve adesso? Lascia stare, sei inutile al cazzo. Senti, non ho la macchina. Farsi mezzo Bronx a piedi non è una cosa da 5 secondi. Ma tipo prendere il taxi come tutti i cristiani, no? Senti, sono qui? Sì, basta farsi il pipimentario, ok?
Ok, ok. Come vuoi. Senti un po', come va? Diciamo tutto bene. Sì? Beh, non c'è male. Ho visto il film l'altro giorno. Il nostro Vincent guarda film? Simpaticone. Comunque sì. Quelle volte in cui non devo incazzarmi, guardo un film. Madre di Dio. E sentiamo. Che film hai visto? Allora, di solito io di film guardo film violenti, sparatore, scazzottate, eccetera, eccetera. L'altro giorno, non avendo nulla da fare, ho comprato un film. Indovina quale? Boh. Flash Gordon? No. Non ci capisco un cazzo con tutti quegli altri un cazzo. Allora, se parli di film con delle scazzottate, automaticamente a me vengono in mente il cinema di Bud Spencer, per esempio. Quindi, boh, non so che pensare. Piedo nello sbirro? No, Bud Spencer, non mi fai impazzire. Nel senso, è molto bravo, sia lui che Terence Hill. Stammi a sentire, Vincent. Io sono venuto qui insieme a te con l'intenzione di sorseggiare con tutta la pace e la tranquillità di questo mondo un buon whisky della casa. Se volevi giocare indovina chi, l'indovino sarebbe stato il film e avrei chiamato un indovino, ok? Solo che a me gli indovini mi stanno sulle scatole. Ti fottono i soldi e basta. E in questo momento mi stai fottendo la pazienza. Che rompi palle, che se non si può mai scherzare. Il film è Taxi Driver di Martin Scorsese. Ah, quel film. L'ho visto tanto tempo fa. Esattamente 13 anni fa. Veramente molto bello e ben fatto. Robert De Niro e Joe Pesci meritano tutti gli Oscar del mondo per questo film. Madonna, 13 anni fa. Quanto passa il veloce il tempo. Mi fatti morire. Già. Senti, fai un cenno al barista, ordiniamo. Va bene. Cosa volete? Che prendi, Andrew? Oggi il mio palato richiama la sete. Portami il sangue degli dei del Bronx. E per lei? Vorrei la stessa birra che ha preso il mio compagno di bevuto. Va bene. Volete altro? Una porzione di patatine per favore. Fritte o d'asporto? Ci sono patatine fritte? Poi, grazie. Wow, ho un bar che fa le patatine fritte. E per di più è più buono da solo. Non ti do torto, Vincent. È molto raro. Già. Come va quel nuovo registro? Com'è che si chiama? Luca, ma il cognome non mi viene. Ma come? Sei produttore, non sai come si chiama il nuovo regista? Senti, il cognome mi manca. Mi è capitata una sola volta di sentirlo. Quell'uomo ha una grammatica tutta sua, per esempio, tipo... Ci sono delle mignotte? Lui dice, ci stanno delle mignotte. Quel ci stanno, poi... stona tantissimo. Già, dà fastidio. Stammi a sentire.
hai mangiato tutte le patatine praticamente, la birra fa abbastanza schifo e sono stanco, vado a casa. Ma ti ho offeso in qualche modo? Perché hai mandato in frantumi un'intera fabbrica di maionese? E principalmente questo qui. Principalmente perché sono stanco. Quindi, ciao e arrivederci. Va bene, ciao. Questo vino non fa schifo. Perfume de gardenia. No! Ma che scenografia avete? Un cazzo se non cazzo, il gioco della settimana enigmistica, li voglio tutto rifatto per bene da capo, ok? Ok! Salve! E questo mo chi cazzo è? È Andrew Jackson, il suo produttore. Ah, il mio produttore, va bene. Ti dico due cosette. Hai scelto degli attori del diavolo che non sanno fare un diavolo e che mi fanno nominare tutti i diavoli. Per diavolo. Mi scusi, signor... Luca. Luca Gotti. Bene, vorrei ricordarle che gli attori che considera inutili, incapaci, inadatti, li ho scelti, sì, io, ma anche in collaborazione col regista. Quindi sarebbe meglio che le sue critiche le faccia al regista, perché è lui che mi ha spiegato cosa devono fare questi attori. Andy Jackson, giusto? Sì. Mi hai tolto le parole di bocca. Bene, allora andiamo d'accordo. È simpatico, è simpatico. Sei licenziato. No, aspetta, che cosa? Dai, non fare come tutti gli altri che subito voi diventate sordi. Cioè, diventate un Beethoven 2.0 degli anni 90, tutti sordi con una malattia alle orecchie. C'è una malattia alle orecchie? No, e allora te lo ripeto per l'ultima volta, se non ti è chiaro, brutta testina di cazzo. Sei licenziato, 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 ora levati dal cazzo. Non credo che ci sia una buona ragione per licenziarmi così, all'improvviso. Le buone ragioni non ci stanno da nessuna parte. Quindi... non me ne frega un cazzo delle buone ragioni e cattive ragioni. Io lavoro per i milioni, lui lavora per me. Dal cibo ai suoi figli sempre ne abbia uno. Quindi non me ne frega un cazzo delle tue idee da stronzataggine, ok? Ma guarda te questo tizio. Ne ricordo che non ha alcun potere di licenziarmi. E anche se volesse, dovreste prima chiederlo al regista che ha sostituito e a persone che hanno cariche decisamente superiori a lei. Non lo so, mi fai ridere. Dovresti secondo me rimanere, non ti devo licenziare. Ma tu sai chi sono? Che tocchi tanto con quelle manine sporche di merda? Eh? Tu lo sai chi sono io? Eh? Ti dà per caso un nome o una concezione di Gotti? Luca Gotti? Famoso su New York? Ma tu non puoi capirlo, sei di un ceto basso. Allora chi sono? Non lo sai? Beh, forse un simpatico bulletto ignorante cazzone... di nome Luca, come ha detto lei prima. Ti sta bene. E poi gli insulti non li devi fare a me, ma a lei stesso. O a suo padre. Andrew, ma porca troia! Che cosa c'è adesso? Che cosa c'è adesso?
Che cosa c'è adesso? Ci hai messo nella merda, nella più totale merda! Ti rendi conto? Ho fatto soltanto quello che mi sentivo di fare. Ah, quello che ti sentivi di fare? Quindi tu hai rotto il naso e menato Luca Cotti? Sì. Ma tu sai almeno che Luca è il cugino di John Gotti? John chi? John Gotti, uno dei più potenti boss di New York, cazzo. No. Lui non sarà né il primo né l'ultimo a minacciarmi. E comunque... Arrivederci, Richard. Arrivederci, Richard. Arrivederci un cazzo, Andrew. Ne merito cazzo. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me. La mia vita. Signore, penso di essere pronto per l'incontro di San Francisco. Dopo l'ultimo scontro che ho avuto con Vincent Radili, credo di non avere paura di nulla. Bene. Come cosa è grande la sequenza dello scontro? Diciamo bene. In una parola ti ammazzo. Non ti lasceremo mai. Eh? Chi è il migliore? Dimmi il mio nome! Dimmi quel mio cazzo di nome! Basta, lasciami stare. Dimmi il mio nome! Lasciami stare. Chi? Il mio! Ho tutto nome! Dei mistica tutto da capo per bene, bla 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 bla. Io sono il regista, non ci sono più, bla 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 bla, un cazzo. Chi cazzo sta chiamando adesso? Sta tasca di merda. Pronto? Signor Jackson, com'è andata al lavoro l'altro giorno? Ha avuto per caso uno scontro con qualcuno? Senta, io non so chi è lei, ma le posso dire che ha iniziato... Luca Gotti. Sì, è cominciato lui, lo so. È una persona molto ottusa, sinceramente. Anzi, le dirò che ha fatto anche bene a ricambiare il suo attacco. Ho avuto le palle, a me piacciono le persone che hanno le palle. Ma la cosa che mi ha offeso, ed è anche il motivo per cui la chiamo, è il fatto che una volta a terra ha insultato i suoi cari, tra cui me.
Ascolti, io non ho offeso né lei né... Ha insultato suo padre, che sarebbe mio zio. In poche parole, signor Jackson... Insultando un nome, ha insultato tutta la famiglia. Se insulti uno, insulti tutti. Tra cui me. Fa quello che vuole. Mandi pure sui scagnazzi ad ammazzarmi. Fa tutto quello che le viene in mente. Tanto non mi fa paura. Signor Jackson, non sono un tipo che vuole far paura, assolutamente. Sono un uomo d'affari, un intellettuale del mondo contemporaneo. So come funzionano le cose e so come funziona il rispetto, cosa che lei, quel giorno, ha totalmente snobbato. I due registi ormai sono fuori. Il signor Video è ancora in ospedale gravemente ferito. E Luca, il soggetto del nostro, o dovrei dire del mio parlato, è ricoverato anche lui in ospedale. Pertanto dovrei pagare una somma che includerà il finanziamento del film. Da lei stoppato. Mi dà anche un pizzo da pagare? Non lo chiamerei pizzo, è una cosa molto negativa, destinata a persone negative, non come lei. Si segni solamente il prezzo di questo pagato intento. 5.700.000 dollari in contanti. Ma lei è fuori di testa! Pensa davvero che io le dia 5 milioni di dollari? Sì. Penso che lo farà entro un limite di 3 giorni. Impossibile? Nulla lo è. Non mi importa come lo guadagna. Basta che siano tutti i 5.700.000 dollari. Non ho un centesimo di più, non ho un centesimo di meno. 5.700.000 dollari. Se non riuscirà ad arrivare all'obiettivo, prenderai una delle tante strade del Signore. Io sarò il tuo taxi. Lontano dai occhi, lontano dal cuore, e tu sei lontana, lontana da me, per uno che... E quindi Bob è pieno di sangue, e come Milo aveva trosse fratturate, e respirava male. Calma, in pratica quindi l'hai ucciso? In pratica l'ho ammazzato, cioè ho esagerato ed è morto. Cazzo! Hai ucciso Bruto Croc! Sì, l'ho ucciso per una volta, non era la mia intenzione. Ora sono fottuto, sono un uomo mio figlio. Che ti dica? Mi dispiace! Come? Che cosa vuoi che ti dica? Fa qualcosa, magari parlaci col boss! Di aiutarmi! No! Non si possono chiedere certi favori ad un boss! Senti, hai ucciso per lui. Il signor com'era? Ah sì, il signor Mushans, che mi ha detto che era un tossico che non aveva pagato il chilo al boss. Poi ti ha fatto fare da cagnolino per un suo parente, ti ricordi? E poi, la cosa più importante, sei il suo uomo di fiducia, sei il migliore rispetto da quei uomini da 4 soldi. Quindi se ti fai pagare con meno denaro, e con quello che rimane, lo usi per non farmi ammazzare! Te ne sarai grato, cazzo! Senti, ci proverò, ma non è facile chiarire con il boss, perché non è una persona molto disponibile, diciamo. Senti, è un uomo d'affari. Riuscirebbe a far credere a un filosofo che la terra è piatta. Senti, vedrò quello che posso... Scusa, mi stanno chiamando. Sì, il signor Marshall l'ha ucciso. Che ha fatto? Finito all'ospedale? Conoscendolo, se mi permette, diciamo che avrò fatto incazzare qualcuno, quasi sicuramente, quindi... Sì, lo so, cioè, questa cosa non giustifica perché sia finito all'ospedale, però...
aspetti, per favore. No, non posso farlo, fa parte della mia banda. No, per favore, può farlo fare a qualcun altro, perché io... No, boss, mi... Va bene, lo faccio. Buona serata. Allora, io devo andarmene. Senti, quella cosa? No, basta, facciamo domani, ciao. Amico, ti potrebbe interessare un po' di soldi? Ti giuro, amico, questa è la roba migliore che puoi trovare sul mercato, e a questa qualità e a questo prezzo nessun altro te la può fare come te la faccio io, le faccio a mano. Io voglio i soldi veri. Sì, certo, però... Allora, no, cazzo. Il tuo accendino è una merda, amico, non riesci nemmeno a accendere una tigre. Non cambiare discorso, io voglio i soldi per John Gold. Sì, certo, però... Prima... i soldi, perché non dai un'occhiata a questi, cioè puoi andarci fuori una serata, andare a cena, magari chiami qualcuno. Va bene, dai, fammi vedere questi. Ecco, fidati a roba, quindi non ne troverai altri così. Dimmi. Io di questi non ce ne faccio un cazzo. No, aspetta, che cazzo fai? Fermo! Amico, era il lavoro di una vita. Come hai potuto? Questi soldi non valgono un cazzo. Guarda, tutti strappati. Ma che cazzo faccio? Guarda, me l'hai distrutti tutti completamente. Torna al tuo posto. Lì, fermo. Stai giù, ho detto. Ma io non sono in... Stai fermo. Fammi vedere questo soldo. Mettiti seduto. Fermo, ne parliamo. Sono tutti falsi anche questi soldi? Sì, però dai. Questi soldi? Sì. Non valgono una sega. Sì, va. Non valgono niente. Mettiti lì seduto. No, neanche questi. Neanche questi. Valgono niente. Sai che fine fanno? No. Sì, proprio quella fine che ti fanno. Ti prego. Torna. No, guarda, giuro, faccio quello che vuoi. Guarda, ti faccio un pompino, guarda. Faccio quello che vuoi, ti prego. Ti prego. Vattene. Hai i soldi per John Gotti? No, non ce l'ho i soldi. Hai i soldi per John Gotti? No. Bene, se non hai i soldi per John Gotti, non avrai neanche i soldi fatti. Mi dispiace. Veramente rotto i coglioni.
Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. C'è scritto lì, c'è scritto il nome della rosticceria e che nazionalità è, indovina, io insegno italiano, esattamente così. E adesso fammi capire una cosa, perché nonostante io te l'ho detto tutte queste cose in italiano, tu oggi non mi hai dato la consegna dei soldi che ti avevamo chiesto? Come cazzo te lo devo spiegare? Figlio le puttane, che cazzo dico a mia cugina Giancotti? Vaffanculo, pezzo. Ma caccia sti cazzo di soldi, ma come te lo devo dire? Ti devo ammazzare, che guarda che io lo faccio, che se no questa pistola che cazzo serve? Io tanti proiettili questi qui non li pago, eh. Oh, ti ho detto già prima, ammazzimolo e basta, ma rotto il cazzo questo. Oh, senti, aveva rotto il cazzo lui, ma lo si è rotto un po' pure te, Santa Rosalia, e datemi una cazzo di calmata. E che c'avete, peperoncino al culo, visto? Ma vaffanculo tu e lui, peperoncini io non c'ho nessuno nel culo nella fila, vaffanculo. Io voglio solo uscire su sto buco di merda. E che cazzo diciamo dopo John Gold, eh? Che gli diciamo? Che siamo andati via, non siamo via di soldi, perché il mio compagno voleva andare a casa. Sì, tanto è mio cugino, gli ci parlo, eh? E cazzo te ne frega? Luca, ma che cazzo dici? Ma porca puttana, oh! Quello lì, guarda, che ti fa pagare, tu metti veramente peperoncino d'angulo. Dopo vedi che grizzo che ti fa male. Madonna santissima. Allora che mi sono stati le palle da te. Dica, senta, ce li ha questi soldi, sì o no? Oh, ma che sei stupido? Eh? Luca, guarda questo qui, sta paralizzato. Ma non è vero, non muove la testa. Sei più stupido tu che io.
dammi la mano a farlo parlare. E te la do una mano, ce l'ho lui, non è che te posso dare 50. Sei un bel cretino, per l'amor di Dio. Ecco attaccato. Che c'è amico mio? Me lo rotti voglio. E scappa di merda pure, ma ehi, voi due! Figlio di puttana, ma che ti stai facendo? Ma guarda, un ragazzino! Che state a fare? Un ragazzino! Che cazzo me ne fa un ragazzino? Lui, guarda qui! Uno stupido, più stupido di te! E più tutto cazzo! Che cazzo questo, figlio? Ma che puttana! Ma non prego! Questo è scappato! Che cazzo diciamo una volta, eh? Che cazzo gli diciamo? Che cazzo ne so io? Non gli direi no! Gli faremo... Cristo santo! Gli faremo... Dammi quella cazzo di pistola! Gli faremo... Che se non ti ammazzo il boss, ammazzo io! Io le porca... Che cazzo d'orco quello! Mi sono fatto un male la manotte! No, no, sei coglione! Io sono coglione! E no, io sono coglione! Tu sei coglione, te lo sei lasciato di no! E tu stai lasciando qui, hai capito? Sto pezzo di merda! Pezzo di merda! Non è colpa mia se non sapete tenere un tizio seduto, coglioni! Se posso fa sì sì se posso fa bubù già pure tutti i colpi ma pezzo di merda e parla Cristiano se capisce niente ma che cazzo bella Cristiano perché che sono buddista che sei buddista ma vattene a fanculo tu lo Cristiano non si capisce un cazzo. Mi hai rotto altamente il cazzo. Adesso tu alzi le mani e ti impariamo perché mi hai rotto il cazzo. Alza le mani. No. Cazzo. Come? Ho detto no. Come? Cioè, ma io ho la pistola. E io ho il diritto di parola, quindi le mani non le alzo. Io sono scemo, ho detto alza le mani e non le alza, gli ho puntato pure la pistola, che cazzo devo fare? Ma che funziona, ci ha dato faccia da cazzo che non funziona con lui. Ma allora non sta pistola c'è con gli altri. Non avevo tempo da bere. Sì, e non mi fare l'elementare. Sta a contare, coglione, adesso io chiedo con gentilezza. Vediamo che ti rispondi. Senti un po' cittadino americano. Da me. E grazie a cazzo. Potresti gentilmente, cordialmente, generosamente alzare le mani, per favore? Sì, certo, come no? Ma che pezzo di merda, io chiedo con gentilezza, manco le alze, ma vaffanculo, pezzo di merda, pezzo di merda! Metti una cazzo di calmata! La cazzo di calmata, mi hai ammazzo, figlio! No, no, vicino, questo qui è un duro, a me mi piace! Un duro, c'ho cazzo duro quando fa freddo, ma fai a casa, porca troia! Chi dice qualcosa? La stessa storia di prima. Non mi devi rompere il coglione. Hai capito? Questa lì qua. Hai capito? Senti, sono Luca Gotti, quello è mio cugino, quindi posso fare come cazzo mi pare. Non me ne frega un cazzo di chi è il tuo cugino. Che stai fra per me? Tu stai ancora la mai piatta in mezzo. Fatti una calmata e mettiti lì. Senti, come ti chiami? John Dettori. John Dettori. E dove abita questo John Dettori? Io. Ah, interessante. E tu per caso lavori al giornalaio? Esatto. L'ho visto sul giornale. Va bene, sei giù. Stai, sì. Allora, quindi, tu quanto guadagni al mese? Non tanto, $600 circa. Ah. Quindi manco c'ha le mutande di riserva. Ad avercele tanto. Che dici di questo offerto? Dimmi un po' il boss. Dì che abbiamo un nuovo membro. Stai scherzando, spero. Al suo progio. E sta faccetta, ma mi pare un attimo. Mettiti le mani nel culo. Sai che c'è? Fanculo. Lo chiamo io. Ma fanculo tu. C'ho stretti contatti con tuo cugino. Vabbè, lo chiamo io. Chiamo io. Dammi sta pistola. Com'è che ti chiami? Che pronuncia... vedo che ti spari su. Com'è che ti chiami tu? John Dettori. Ora, John Dettori, tu stai con noi. Va bene. Ti prendiamo. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care.
though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Love is all that ever mattered. It's everything. So open your arms and you'll open the door to every treasure that I'm hoping for. Hold me and kiss me. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Abbiamo finito? Sì, penso di sì. Bene. Vincent, metti un po' di radio, dai, che ci può stare. Ok. E buon pomeriggio a tutti, gente di New York. Sono le 16:15 precise e abbiamo tanto da dirvi e tanto da farvi sentire. Un tizio sconosciuto 3 giorni fa ha finalmente vinto la lotteria una somma di cazzarola, $28.500.000. Si dice che abbia speso più di $400.000 per arrivare a questo punto. La fortuna ha fatto la sua parte, sono invidioso a pensare che tutto questo è successo a New York. Dopo aver detto ciò, vi lasciamo una canzone assai interessante per tutti voi ascoltatori. Tutti la amano e tutti l'ascoltano. Vi presentiamo. Ragazzi, avete sentito? Old di Willie Nelson. Sì, Andrew, abbiamo sentito. Vogliamo fare qualcosa al riguardo, quindi? E cioè? E dai, non fare il finto tonto! Sappiamo tutti e tre quello che voglio dire. Sarebbe un'idea molto pericolosa, effettivamente. Mi piace! Mi sembra un'idea stupida. Non è così semplice. Ci vuole un piano. Giusto. Era scontato, idiota. Allora, carte. Va bene. Vedo di trovare delle informazioni principalmente su dove abita. Quindi voi cercate di trovarvi principalmente delle maschere e delle armi migliori di quelle che abbiamo. Quelle che abbiamo, che cosa hanno di sbagliato? Nulla, infatti useremo anche quelle. Ma, cioè scusa, se quelle che abbiamo non hanno nulla di sbagliato, perché mi di comprarne delle nuove? Allora, senti Andrew, stai iniziando a rompere le palle, quindi per favore basta con queste domande. Se ti dico di portarmi delle armi, tu mi porti delle armi. E mi raccomando, portale che sappiano sparare e principalmente che abbiano un caricatore decente. Boh, vabbè. Ci sono domande? Il piano da tutto lo fai te? Sì. Col modo. Ah, ok. There's a road, there's a plane. I have seen... Volete muovervi? Sì, sì, stavo solo riflettendo. There's a girl. No more, no more. Cruel world, cruel world, must I go on?
perché spendere soldi su cose salutari quando potete spendere soldi sulle chewing gum più buone di questo mondo, le chewing gum Finch, le chewing gum di Simon Finch, il milionario che questa città merita, ma di cui ha bisogno, perché questa città ha bisogno di milioni, ha bisogno quindi di una spinta adrenalinica che vi potrà dare soltanto le gomme Finch. Un pacchetto di chewing gum Finch e tutta la giornata andrà avanti. Lasciate stare i vostri genitori che dicono: no, le chewing gum Finch fanno male, ci sono gli zuccheri, c'è il colesterolo, bla 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 bla. Un cavolo, ragazzi, comprate le chewing gum Finch a un prezzo formidabile, nessun altro può superarlo. Non vi ho convinti? Allora sentite le mie parole, se comprerete almeno 5 bustine di Simon Finch avrete uno sconto gigantesco. Quindi ragazzi, ragazze, bambini, bambine, vecchie, vecchie e anche morti e morte, comprate le chewing gum Finch per un prezzo formidabile, ha un gusto esplosivo. Ok, ora vi spiego il piano. La casa si trova nel Bronx e è sorvegliata da una guardia. Non ci vorrà niente a metterla a capo, quindi con niente riusciremo ad entrare. Voi vi piazzerete sui fianchi della porta e io suonerò il campanello. Ci sono domande? E se non aprissero la porta? Tranquillo, aprirà la porta. Piuttosto, dopo entrerò prima io e poi subito dopo mi seguirete voi. Tutto chiaro? Sì, spero proprio che vada bene. Comunque sia, se dovessi morire, poco probabile, ma se dovessi essere gravemente ferito o addirittura morto, non me ne importerebbe niente, però è stato un onore rapinare questa umile casa con voi. Ferrario Pardi? Manzoni? Pasqui? Vabbè, amen. Dai, muoviti, poeta. Bene. Piuttosto, avete ciò che vi ho chiesto? Sì, Andrew ha le armi. Io ho le maschere. Bene, iniziamo a prepararci. Questo sarà l'ultimo colpo. Il colpo che ci porterà in prima pagina e in prima fila. Bene, andiamo, forza. Aspetta 2 secondi. Dove sono i vestiti? Ma che è sta roba? Ti sei portato i vestiti appena lavati da tua nonna? Che? Adesso non soddisfa neanche le tue esigenze? No, quello che mi chiedo è cos'è sta roba. Se c'è una maschera ci deve essere anche una tuta, no? Va bene, hai ragione. Non faccio più domande. I'm lacing up my shoe, but I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go. With me it's gonna last. And it's not because I'm old, it's not because I'm dead. Che fa? È per esempio quando divento una gallina. No, se continua così non andrà mai avanti nella vita. Grazie, ragazzi. Io dopo che vedo qui c'è la fila andrò dei miei genitori. Mi ci vedrò, prometto. La promessa a me stesso, sono sicuro che saranno felicissimi di rivedermi. Mi mancano tanto. My breath. I thought we had a night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips. A lifetime in your eyes. Because I'm old, it's not the life I led. I always
gonna slow down with you. I'm never letting fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. You want it back in town. In case they wanna know, I'm just trying to slow it down. Allora signori, questo è tutto. Questa qua è una grande serata, quindi buona fortuna. Vai! Mettetevi ai lati della porta. Ricevuto. E quindi come è andato oggi a lavoro? Ma le solite cose. Ho scritto i giornali e sono andato in ufficio. Oh, che cazzo è? Ben, che cazzo vuoi? Ben! Oh, volevo un po' di ospitalità. Su, sali, fuori! Ma che cazzo sta succedendo? Sto attento, figlio di puttana! Signore, buonasera! Via! Che cazzo vai? Questa è la rapina, testa di cazzo! Fammi anche ancora un cuscino! Giuro che mi dà un calcio sotto il culo! La prossima volta che usi o che mi lanci lui per cuscini di merda, io ti ammazzo! Lo giuro! Che cazzo è la piena del paese? Alzati! Non ne passo più! E se questa cazzo di testa, allora! Oh, non ne potevo più! Allora, dammi un cazzo di calcio nella cassaforte! La luce! Sbrigati! Un attimo! Questo! Cos'è sta roba? La bazzola qualcosa! Sì. Dai, sbrigati! Due secondi! Dai, sbrigati! Dai! Ecco! Andrew, non morire! Fino alla testa alzata! Di qualcosa! Che cazzo vuoi che ti dico? La filastrocca sta morendo, povero Cristo! Trova qualcosa! Non trovo niente! Trova qualcosa, svegli! Sto cercando, ma non trovo niente! Aspetta. Trova! Ecco, l'ho trovato! Oh. Il proiettile non è tanto profondo! Vai a prendere un medico, qualcosa, dai, ce l'avrai qualcosa, sono bravo il filo! Vado subito! Vai!
cosa hai fatto, John? Sono stato costretto! Che cosa hai fatto? Vincent, butta giù la pistola! Non la butto giù, cazzo! Lui è ammazzato grandissimo figlio di puttana! Ti ho già detto che sono stato costretto! Costretto un cazzo! La palla non è andata profonda! Non volevo ucciderlo! E comunque l'hai fatto a quanto vedo! Vincent, sappiamo entrambi che non volevo farlo, sono stato costretto! Sì, ma... Non Andrew! Quel ragazzo ti ha parato sempre il culo! Beh, mi dispiace, sono stato costretto! Di un'altra volta quella frase e ti ammazzo! Vincent! Vincent! Lo sai che... Fagli fare un altro centimetro a quella borsa a terra e io ti ammazzo! Allora sei un masochista, vuoi farti ammazzare? Beh, fallo! Tanto a te non te ne fregherebbe un cazzo, quindi fallo pure! Mettiamo anche la tua versione forse vera, perché non me ne hai parlato che sono l'unico fuori dal tuo lavoro che sa cosa fai. Di questa cosa non me ne hai parlato. Che c'è? Non me l'hai detto perché volevi uccidere pure me? Bene, allora se questo è il momento giusto per uccidermi, avanti, spara! Tu sei stato costretto ad uccidere Bruto Croc per soldi, mentre io sono stato costretto ad uccidere Andrew per sopravvivere. Sei rifinito ammazzato per strada come un cane, cazzo! Vai, ti hai spento la vetrina. Sì. Mettiti seduto, finito tutto. È stato John Gotti a dirmi di uccidere Andrew. Andrew aveva picchiato suo cugino, Luca Gotti, e come puoi capire gli aveva dato una multa che doveva pagare entro 3 giorni. E come puoi capire non è riuscito a pagarla e quindi mi ha incaricato di ucciderlo. Mi spiace. Andrew non se lo doveva meritare, era un bravo ragazzo. Dio, perché? Anche a me dispiace, però se non moriva lui, morivo io. Ci sarebbe stato comunque il lutto. Che ce ne facciamo del corpo? Non possiamo lasciarlo lì. Lo prendiamo, lo puliamo e poi lo lasciamo davanti ai servizi funebri. Gli lascio anche una piccola somma in denaro per comprargli la bara più bella di tutta l'America. E poi cosa farò? Lasceremo la sua parte alla sua famiglia, sempre se ne abbia una. Questa estate
senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Senza te.